Benvenuta al Mashable Social Media Day, Filippa. Grazie, aspetta che mi pettino. Okay. Sei stupenda come sempre. Scendo anche un po'. Grazie, molto gentile. Sto provando la spaccata, ragazzi. Vabbè, così. Dimmi tutto, cosa vuoi sapere? Filippa, hai una community su Instagram che ti segue veramente con amore. Come sei riuscita a creare questo linguaggio che è sempre misurato, come te? Guarda, che secondo me è perché il tuo canale deve rappresentarti, far vedere. Scusa lo svedese, sì, e quindi se è uguale a te, allora certo. Il pubblico che ti sta cercando lo capisce subito, certo. Ma soprattutto deve interagire, certo. Devi capire che chi tu mandi un messaggio e chi viene lì lascia un messaggio che è per te, e almeno la cortesia di rispondere o mettere un like, o mettere un cuoricino, insomma, ci vuole tanto tempo, però è anche bellissimo interagire con le persone che ti vogliono bene, primo, e poi chi ovviamente ha delle critiche costruttive, io rispondo sempre perché mi piace tantissimo il confronto, chi invece è offensivo viene portato alla porta. Perché spesso persone lasciano critiche gratuite solo per attirare la tua attenzione, perché puoi leggere tanti commenti belli, positivi, poi arriva uno che spicca che è negativo, no? E tu dici, ah, no, devo rispondere subito. Non rispondete alle provocazioni, rispondete prima a tutti coloro che ti vogliono bene, che hanno speso il loro tempo per dirti qualcosa di carino che succede nella loro vita o nella tua, e poi quelle che hanno qualcosa da dire di costruttivo, quelli offensivi con un linguaggio non adatto devono imparare di moderare il linguaggio, che è importante, le parole sono importanti, questo ho imparato. E soprattutto chi non ha un profilo aperto e si permette di criticare o essere offensivo, secondo me non ha futuro, certo. Perché io mi faccio vedere e metto la faccia, certo. Mettete prima la faccia e il vostro nome vero e poi possiamo confrontarci. Ti ringrazio tantissimo Filippa, in bocca al lupo per lo speech. Grazie mille. Ciao.